In questa puntata. Ci facciamo due passi mentre lo mangi. Credo che Alma Nadia avesse la faccia giusta, una faccia bella, non bella secondo i canoni classici, ma intensa, con dietro sicuramente qualche piccola cicatrice. E ho cercato appunto di lavorare attraverso la sua bellissima pelle e alla ricerca di queste piccole cicatrici interne. E ho cercato anche di raccontare le scene più crude, più forti, senza allontanarmi troppo da una delicatezza che mi dicono di solito mi porto dietro nei lavori che faccio. Credo di aver raccontato una città pulita e ordinata, un quartiere senza il disagio, senza una evidente situazione di sconfitta. È un quartiere storico di Trieste, è il quartiere dei Portuali, che ha conservato però, cambiando negli anni, una sua identità. Perché Trieste? Perché Trieste è una città misteriosa, con un passato sontuoso, con un miscuglio di situazioni, perché la presenza delle persone balcaniche è molto forte, con, mi sembra, un livello di tolleranza da parte di tutte e due le situazioni piuttosto alto. Però Trieste può essere anche algida oltre che misteriosa, e questo secondo me era molto importante, che non fosse una città con una identità di periferia potente. E l'ho scelta apposta, ho scelto appunto una periferia con le strade pulite. Detto questo, credo che l'ultima inquadratura del film racconta un po', e fa parte forse dello stile del documentario, che è uno stile che credo in parte mi appartenga, e cioè la macchina da presa dice: questo è successo al settimo piano, poi sale ed è come se io dicessi se fossi stata all'ottavo o al nono. Certo che questi jeans che hai sono proprio stretti. Si intuisce tutto dove inizia e dove finisce tutto. Sì, sono vecchi, non mi ricordo neanche dove li ho comprati. Ok. Penso in parte di avere molte cose in comune alla fine con Nadia, con il mio personaggio. E in preparazione anche con Vilma, noi abbiamo sempre fatto un po' le stesse cose che faccio io, il modo in cui reagisco io alle situazioni, ed era semplicemente ascoltare la persona che avevi davanti, vivere la situazione che stavi vivendo e rispondere come risponderesti tu nella realtà, come risponderebbe una ragazzina di 16 anni, proprio perché il film è così naturale, così vero, non è costruito, e quindi non sono costruiti neanche i personaggi, no? Sono lì che reagiscono al mondo, quello che gli succede, e la reazione è spontanea, naturale. A differenza di Alma, il mio personaggio comunque era molto distante da me, perché comunque commette delle azioni che sono orrende.
Però nel complesso viene mosso da come lui pensa, da come lui è stato cresciuto, perché questa violenza che lui fa non è premeditata, non è una cosa, non, lui non è uno stupratore seriale, lui semplicemente cresce in un contesto in cui tutto sembra giusto, fondamentalmente, e quindi in quella situazione pensa di non sbagliare, di star facendo la cosa giusta. È una cosa di cui è difficile parlare, purtroppo. Io penso che il tributo a queste situazioni qui, in un certo senso, sia proprio nel come è raccontato il film. È un film dove non c'è forse il coraggio, ma nemmeno la voglia di parlare, di dire e dimostrare che quello anche comunque va bene, che forse una via di uscita c'è sempre, che la devi trovare in te stesso più che negli altri. E quindi uno magari poi pensa, ma che cosa sarebbe successo se lei avesse detto qualcosa alla famiglia, avesse trovato un amico? Quindi questa è semplicemente la dimostrazione che ognuno ha il modo diverso di reagire alle cose. Ed è anche il fatto che bisogna, secondo me, imparare a comunicare nelle famiglie, che è una cosa che non succede, perché se Nadia sapesse comunicare, se i genitori gli avessero insegnato a comunicare, a esprimere quali sono i suoi sentimenti, la situazione sarebbe sicuro stata diversa. Ora, la violenza è una cosa che purtroppo non si può cambiare, perché non sei tu a decidere, è un'altra persona che impone una scelta su di te. Però quello che poi viene dopo, invece, e quello è il momento in cui tu puoi decidere e puoi prenderti la tua rivalsa. Devi decidere se vuoi farlo o se vuoi ricadere vittima di quella cosa lì, no? Mantenendolo segreto, mantenendolo ed è la dimostrazione di come le violenze sono una diversa dall'altra. Penso che un figlio quando cresce sicuramente sarà, non ti dico come i genitori, ma avrà, penserà molto simile a come pensano loro, perché comunque vivendo tutti i giorni con loro, venendo tramandate alcuni ideali, insomma, poi insomma diventano parte di te. Quindi sì, Brando non penso sia una persona cattiva, penso sia più anche lui una vittima, forse. Chi è un amico tuo? Innanzitutto ti ringrazio per averlo definito un film complesso, perché è vero, è un film complesso, ma siamo tutti abbastanza intelligenti per riuscire a gestire la complessità, anzi è una bella sfida. È una complessità semplice poi alla fine, in un certo senso. E guarda, il film non poteva nascere che in questo modo, perché se ho iniziato a girare nel 2019 e ho finito le riprese nel 2021, chiunque può capire che cosa sono successi in questi 3 anni. Tutti. Se io avessi scritto un film seguendo le logiche standard della cinematografia e avessi scritto un film e poi avessi iniziato finalmente a girare nel 2019 e poi sarebbe stato un film vecchio. Non era possibile. Quindi, visto che io sono di base sono videomaker, ok?
ok, ci sono dei registi che sono partiti dal teatro, ci sono registi che sono partiti dalla pubblicità, ci sono registi che sono partiti dalla scrittura, che hanno di scrittura, è tutto normale. Poi cazzo, c'è un regista che è nato come videomaker, oh mica, cazzo, è una roba stranissima questa cosa, un videomaker, sono immagini in movimento, con l'unica differenza che un videomaker ha un approccio sull'immagine molto più fresca e innovativa, perché è una cosa giovane, il videomaker nasce dagli anni 90, dagli anni 80, cioè è una cosa giovane, veloce, fresca, dove tutti sono abituati a fare tutto da soli e la tecnologia te lo permette di essere da solo con lo strumento e far tutto, però è strano, cioè il cinema vuole separare, vuole fare in modo che questa cosa non esista. Quindi io ho iniziato da videomaker, quindi il videomaker ha il suo fardello, non se lo fa spostare dagli altri, se lo sposta lui, quindi io ho il mio cavallettino in carbonio, perché adesso sono grande e mi posso permettere il carbonio, con la mia telecamera in carbonio, e andavo in giro con la mia telecamera in spalle, solo che facevo 8K, perché usavo la Monstro, perché comunque sono cineprese, che sono anche adesso devono anche funzionare nei droni, devono essere leggere, quindi io non capisco, se possono volare, io non le posso tenere su un cavalletto molto piccolo, perché devo mettermi delle strutture così gigantesche con 200 persone dietro? No, bisogna cambiare, però modalità documentario, va bene, modalità documentario, perché si devono dire determinate cose, quindi ho iniziato in modalità documentario, che mi ha dato la possibilità di essere veloce e fresco. Ma io ho sempre saputo che volevo fare un film, non ho mai voluto fare un documentario, per me era un film, aveva una storia, la storia era nata da una piccola ricerca molto semplice dei fatti di cronaca, perché il grosso problema in Laguna sono gli adolescenti che si schiantano sulle bricole, che sono queste pali di legno, perché poi non c'è manutenzione e queste cadono in acqua, quindi c'era una storia tragica, proprio classico teatro greco, il protagonista muore tragicamente, ok? Poi come si arriva a questa morte? Dobbiamo proprio scrivere tutto? Ma viviamola questa vita dei ragazzi, viviamola e entriamo nella verità di come vivono, perché io come facevo a scrivere questo film nell'albergo dell'hotel anche a Venezia oppure a Milano, cosa scrivevo? Io devo star lì in mezzo ai barchini con questi disgraziati che mi facevano impazzire, però poi nascevano i dialoghi, nascevano le cose che si venivano presi al momento, all'istante, e ogni volta che parlavano dicevano una peggio dell'altra, e ogni volta che dicevano delle oscenità dicevo ok, allora qui c'è la struttura, io non avrei mai avuto, non sarei mai riuscito a scrivere delle frasi così assurde, ma dicono delle cose assurde questi ragazzi. E infatti c'è sempre stata questa polemica, ma tu fai film dove i protagonisti non parlano, tu fai film muti, ma cosa c'è che parla più di un'immagine? Cioè l'immagine è fortissima, siamo bombardati di immagini ogni giorno, la pubblicità ti convince a comprare un prodotto grazie all'immagine, e ancora sei qui che vuoi che ti racconti delle storie, perché vuoi sentirti rassicurato, cioè l'immagine è tutto, se tu vedi un'immagine e vai a comprare quel prodotto, io non capisco perché tu non puoi comprendere l'immagine del film, del cinema, o l'immagine di un'opera d'arte, non ce la fai più. E quindi mi sono detto, vuoi che va a finire che succede così? Ogni volta che questi aprono bocca, lo spettatore dirà, era meglio se stavano zitti.
ed era meglio veramente se stavano zitti, perché dicono delle cose incredibili. Questo discorso del non lavorare con la sceneggiatura, chi conosce il teatro, soprattutto il teatro di ricerca, è la normalità, cioè si fa un gruppo di lavoro e ci si chiude in un teatro, si fa un'esperienza condivisa e lì nasce lo spettacolo teatrale. In questo caso io ho fatto la stessa cosa, però nel cinema non si può fare. Questa è la follia. Cioè non mi danno i soldi prima per creare il processo. Loro vogliono prima che io crei il processo su carta e poi lo realizzi, ma non vengono dei bei lavori oggi. Si poteva fare prima, ma oggi no, è tutto cambiato, è tutto diverso. Non hai tempo. Non hai tempo, ma in verità ci ho avuto anche tempo, perché in questo modo io in 4 anni ho fatto un'esperienza, l'ho scritta, l'ho girata e l'ho montata. E nel frattempo aspettavamo i soldi che ci mettono 4 anni ad arrivare, quindi quello è stato frustrante per il produttore è stato un grande, perché nel cinema nessuno inizia senza che arrivino i soldi. E quindi ha dovuto superare questo limite, l'ha dovuto superare lui, ma nel teatro è normale, arrivano i soldi, pochi probabilmente, perché il teatro è in crisi, però comunque c'è il processo, è nel processo che si costruisce lo spettacolo e poi si va in scena. E io ho voluto far lavorare così e ho avuto tutti contro, però funziona, è bello, è fresco, è interessante. La Laguna ha tante città che sono tante isole e c'è tanta agricoltura. È stata una sorpresa scoprire che c'è l'agricoltura a Venezia, nell'isola di Sant'Erasmo, ed è una città amata dai veneziani, dove spesso trovano la laguna che magari non si ritrova più nelle zone più legate alla vita turistica, quindi tendono a spostarsi. E poi sì, questa storia del vecchio che fa no con la testa l'abbiamo vissuta tutti, e l'ho vissuta anch'io. E quindi sì, è vero, mancanza di radici, ma qui è un altro problema, quella della mancanza di radici. Ma anche il problema non sono mai i giovani, i problemi sono sempre gli adulti, perché se tu ti perdi nel dispositivo e cominci a dare importanza al consumismo sfrenato, ad esempio, che è quello che è successo, quindi l'altra generazione, cioè la mia generazione, è stata vittima del capitalismo in una maniera assurda, quindi noi per primi conoscevamo i valori, ma li abbiamo persi perché abbiamo dato importanza ad altre cose, e quindi è solo un'amplificazione di questo movimento che abbiamo creato noi alla fine. E quindi questo bisogno di avere, di comprare, cioè sicuramente il vecchio ha degli altri valori, sicuramente, però è un ciclo continuo che si ripete. È un ciclo continuo che si ripete, quindi questo film racconta qualcosa che tutti hanno già vissuto e cercano di dimenticare. Il finale è tutto. Se dovessi, se mi chiedessero dimmi un pretesto per vedere il film, convinci il pubblico per vedere il film, guarda, non dare importanza al film, è solo un percorso per prepararti e portarti al finale. Il finale per me è la parte più importante di questo film, è tutta la parte iniziale
è un modo necessario per portarti, abituarti ad affrontare quello che vedrai alla fine, che è un'esperienza sensoriale forte, che non sai dove ti porterà. E qualcuno mi dice no, è troppo forte, cioè cerchi troppo, taglia, taglia, difficile, bellissimo, stupendo, mi sembrava di essere qua, mi sembrava di essere là, ognuno dice la sua ed è bellissimo, cioè sia che mi dicano quel finale era orribile, quel finale mi ha dato fastidio, quel finale era meraviglioso, questo io voglio sentire, sentire che c'è una vibrazione, perché sennò ogni volta tutti vogliono risposte, nessuno si fa delle domande. Finalmente quando uno uscirà da quella sala si fa una cazzo di domanda. Ma che cazzo è successo? Che cosa ho visto? Che bello quando anche al cinema esistono le belle sorprese. Atlantide di Yuri Ankarani, presentato in anteprima nella sezione Orizzonti dell'ultima, la 78esima mostra di Venezia, è davvero una bella sorpresa. Siamo di fronte a un film che per certi aspetti, per qualche temperie, giovanile ovviamente, disperata, potremmo ribattezzare Gioventù Bruciata, ma non c'è fumo. Nemmeno persecuzioni, se diciamo subito, perché è una gioventù liquida, acquatica, forse anche anacquata. Quello che fa il video artista che opera a Milano, ma è originario di Ravenna, è seguire i ragazzini che nella laguna veneziana si dilettano con barchini sempre più potenti, elaborati, e con questi barchini si mettono in competizione con apposite classifiche che segnalano appunto i picchi di velocità. Tra questi c'è anche Daniele, interpretato da Daniele Barison, che sta un po' ai margini, vive a Sant'Erasmo, ma quella competizione non vuole sottrarsi. È un film che nasce da una sceneggiatura non scritta, ma assorbita, partecipata in 4 anni di osservazione fatta dal regista stesso di questi giovani. È un film originale, idiosincratico, autoriale, anche autorevole. Ankarani fa tutto, regia, fotografia e montaggio, ma è possibile segnalare alcune ascendenze. Velocità massima di Daniele Vicari per appunto la velocità di questi barchini e su acqua, non su strada. Harmony Korine per questo tallonamento della gioventù, e poi Luca Guadagnino, segnatamente quello di We Are Who We Are. Insomma, un film da vedere. Abbiamo tutti dei segreti. Non siamo ancora arrivati al tuo. The trailer shows the work, some of the work we've done, but there's so much more in the movie than that, and I'm just terribly, I'm incredibly excited to get people to see that trailer, because I think it really works. Il mondo si arma più in fretta di ogni nostra reazione. Dov'è 007? Mi serve un favore. Sei l'unico di cui mi fidi. Il mondo è andato avanti, comandante Bond. Sei un doppio zero. Da 2 anni. Quindi sta al tuo posto. Se ti metti in mezzo, ti pianto una pallottola nel ginocchio. Quello che ti funziona. Sapevo che saresti andati d'accordo. So I'm glad that people get to just see what I saw, at least a glimpse of it, and get to feel that excitement that everyone feels with a trailer like this. There's
action, there's drama, there's emotion, there's tears. Man, woman, child will enjoy it. Se sente di perdere il controllo. No, non perderò. Il controllo. James, hai rinunciato a tutto per lei. Quando il suo segreto verrà fuori, sarà la fine per te. Che cos'è? Tu non sai che cos'è. James Bond. Licenza di uccidere. Un passato di violenze. È come se parlassi al mio riflesso. Ma le tue capacità moriranno con te. Le mie sopravvivranno anche quando non ci sarò più. La storia non è indulgente con chi gioca a fare Dio. Stanno per arrivare i serbi! Fateci entrare! La base ONU è piena. Non può entrare più nessuno nella base. I serbi sono dentro la base, armati. Cosa? Come uomo e come generale garantisco personalmente per gli innocenti. La tua uniforme? Noi siamo civili. E allora contro chi abbiamo combattuto in questi 4 anni? Sentiamo! Tutti civili? Io non so dov'è la mia famiglia. Hai visto i miei? Tariq, hai visto i miei? Hai idea che ci succederà? Non lo so. Se resto qui mi uccideranno. Devo scappare. Basim, puoi fare uscire i miei figli dalla base? Se i serbi li trovano, uccideranno loro e anche me. Gli uomini dall'altra parte. Quegli autobus dove vanno? I civili verranno portati al sicuro. Uccidono le persone qui fuori! Che cosa ne sarà di noi? Alla prossima puntata.